Bella sta cosa. Questo sito ci piace molto. Musica libera da copyright da poter mettere sotto i nostri video. Sappiamo benissimo che spesso quando mettiamo una canzone sotto un video che può essere di Facebook, di Instagram, di YouTube, possiamo avere dei problemi e i social network potrebbero spesso bloccarci video perché le canzoni che abbiamo messo sono canzoni protette da copyright. Quindi oggi ti faccio vedere un sito che attraverso l'intelligenza artificiale ci genera brani royalty free 100%. Possiamo approcciarci a questa intelligenza artificiale in vari modi. Possiamo chiedergli il genere musicale che vogliamo creare. Possiamo scrivere un testo e dal testo l'intelligenza artificiale ci genera la musica. Ad esempio, uomo che corre sulla spiaggia e l'intelligenza artificiale ci darà diversi brani che possono essere adatti alla descrizione che noi abbiamo dato. Oppure possiamo andare a vedere cosa hanno creato le altre persone nel tempo e usare una di quelle tracce. Comunque, andiamo nel computer, ti faccio vedere come si fa e che software andiamo a utilizzare. Eccoci qui su loudly.com. Loro lo dicono subito, 100% royalty free music, quindi musica creata dall'intelligenza artificiale. Qui basterà fare un sign up, quindi iscriversi con una semplice mail e si va dentro. Vediamo cosa ci dicono anche sotto. Più creatività e produttività, continuano a dirlo. Infatti royalty free music, un bel catalogo. Qua ci sono tutti i generi, trap, world music, rock, eccetera, e qua ci spiegano un po' tutto, ma adesso andiamo dentro e lo vediamo meglio. Eccoci qui, si presenta in questo modo, ci fa capire molto bene quello che dobbiamo fare, molto chiaro. Quindi 1. Costruisci la canzone, 2. Genera la traccia, 3. Salva e scarica. Qui siamo nella sezione generator, quindi andando qui nel menu a sinistra possiamo dirgli il genere primario, che può essere techno, reggaeton, house, eccetera. E gli diamo ad esempio techno, va benissimo. Ti dicono che puoi aggiungere come opzione un genere secondario. Quindi sarà un brano techno con qualcosa legato a house music. L'energia, quindi quanto sarà carica la canzone. E il minutaggio, 2 minuti, diamogliene 3. Quindi un brano techno come secondo genere house, generiamo. Comincia a generare, aspettiamo qualche secondo. Bene, ci ha generato 3 brani, andiamo ad ascoltare. Non male, sono bei sottofondi questi da mettere sotto i video e poi possiamo dirgli noi che tipo di genere vogliamo, quindi non è male. Questo è già più dinamico. Veramente niente male. Andiamo a vedere le altre opzioni che abbiamo. Abbiamo la Discover. Qui ci mostra quello che hanno già creato altre persone, quindi possiamo semplicemente decidere il genere, quindi possiamo andare su Cinematic e abbiamo tantissimi brani già pronti. Ascoltiamo, scegliamo e scarichiamo. Questa è la sezione cinematic, quindi senti, sono suoni e brani quasi orchestrali, diciamo. Quindi andiamo, poi qua si possono modificare anche le, si possono andare a scegliere determinate cose, anche la chiave, ad esempio, che è la tonalità del brano, l'energia. Andiamo a vedere su Discover altre cose. House, che ci piace sempre tanto. Scegliamone uno.
Io qua mi immagino delle auto che corrono su delle strade ad altissima velocità. A proposito, vediamo qui Recommended. Questa è la sezione nella quale noi gli diamo il testo e l'intelligenza artificiale ci genera la musica adatta al testo. Qui c'è già scritto Running along Venice Beach during sunset, una barca, uno yacht, una nave che naviga a Venice Beach durante il tramonto. Vediamo che tipo di sound ci genera dandogli questo input. Aspettiamo qualche secondo che generi. Ecco qua. Qui c'è un doppio genere, ambient con shielded. Andiamo a vedere. Adatto, adatto. Vediamone un'altra. Nave. Sunset. Bella sta cosa. Questo sito ci piace molto. Cioè, qui possiamo generare i sottofondi per i nostri video, anche quelli parlati come questo, scegliendo appunto il brano giusto, oppure se abbiamo delle immagini di varie cose, noi possiamo scegliere la musica e ce la crea l'intelligenza artificiale. Questa cosa è bellissima. Poi, ovviamente, ci sono brani gratuiti, ci sono brani a pagamento. Adesso andiamo a vedere i costi. Già con la versione gratuita si possono fare tante cose. Qui avete la vostra libreria, man mano che generate i brani li trovate sulla vostra libreria, poi li potete scaricare. Vediamo i prezzi. Versione gratuita 2500 canzoni free, licenza che copre tutti i social media. Io direi che già qui ci può bastare. Poi ci sono altre versioni più con più funzioni, ovviamente, ma già con questa gratuita ce la caviamo alla grande. Quindi te lo ricordo, il sito si chiama loudly.com, poi trovi anche il link in descrizione. Se ti interessano tutti questi argomenti legati al digital marketing, ai software di intelligenza artificiale, ma anche alla crescita personale, segui il mio canale e guarda i link in descrizione, perché io ho anche creato un corso che parla di tutti questi argomenti. Se ti interessa, dacci un'occhiata. Ci vediamo al prossimo video.